Beh, del coraggio, di sapere soffrire dell'Avellino, è una partita importante. Abbiamo giocato contro una squadra che verticalizzava molto bene, ma però siamo riusciti a sistemarla, la squadra. Credo che è la vittoria del gruppo, la vittoria della forza di questa squadra, della mentalità che sta cambiando. E credo che sono tre punti importanti per la nostra salvezza. Nel primo tempo Iori a centrocampo ha fatto un po', diciamo, quello che voleva, poi nel secondo tempo la mossa Omeonga ha cambiato la partita. Ma non ha fatto quello che voleva. In campionati di B ci sono dei momenti che qualcuno gioca, no? Iori è un giocatore che è stato il mio giocatore e lui mi conosce bene. Al di là di questo credo che, ecco, Verde oggi doveva stare su di lui il primo tempo, ma ha giocato in nazionale, era un po' stanco. Però sono alla fine i cambi e la mentalità di questa squadra è cambiata nettamente. Lei ieri ha parlato di Cazzimma, un termine esclusivamente napoletano, si è vista soltanto nel secondo tempo? No. Bisogna saper soffrire. Io non so se conosci i campionati. Noi siamo venuti in una squadra che è quinta in classifica, che secondo me gioca un ottimo calcio, gli abbiamo impedito delle volte a fare il suo gioco e al secondo tempo credo che la partita è stata trasformata. Le passo Leonardo D'Avenio. Mister, sì. Buonasera e ben ritrovato a Diretta Stadio Studio. Le dico subito, qui ad Avellino si stanno organizzando, e le dico perché è arrivata una telefonata, per farle una statua per tutto il lavoro che sta svolgendo con la squadra biancoverde. Qualcuno addirittura l'ha ribattezzata Mago Novellino, quindi ancora una gratificazione per lei. No, grazie di tutto questo, ma è la vittoria, come diceva il suo collega, al tuo collega, che è del gruppo, dei sacrifici, della volontà, dell'umiltà, di saper soffrire, che abbiamo sofferto un po' il primo tempo, bisogna essere onesti, però la squadra ha risposto col carattere e ha vinto una partita, quelli che sono entrati hanno giocato bene, credo che abbiamo vinto una partita importante per il nostro campionato, ma questa è la vittoria della sofferenza, no? Del primo tempo abbiamo sofferto qualcosa, più che altro è un mese e mezzo che noi giochiamo sui campi in sintetico. Siamo venuti qua a un campo che secondo me è un po' ci ha messo un attimino, ci ha un po' condizionati, non abituati a giocare su un terreno in erba, e un po' ci condiziona. Inizialmente ci ha un po' condizionato, poi col proseguo della partita le cose sono cambiate. Mister, le chiedo quali sono le condizioni di Moretti, non so, è uscito tra il primo e il secondo tempo per un problema fisico, e anche le condizioni di Belloni, no, ha preso un colpo. Per Moretti proprio quello volevo capire, era un problema fisico o una scelta tecnica? No, scelta tecnica, soltanto, sì, soltanto questa, perché a me mi serviva un giocatore che mi dava un po' più di forza dentro le linee, perché loro sono molto bravi nella prima verticalizzazione dentro le linee. Però alla fine, credo che alla fine non è un risultato, è un risultato importante per noi. È ovvio che questo ci deve dare forza e carattere ancora di più, e dobbiamo lottare per di più, ancora più forte, per raggiungere la salvezza. Sono numeri importanti quelli dell'Avellino sotto la sua gestione. Naturalmente, al di là dei 7 risultati utili consecutivi, per la prima volta l'Avellino è riuscito a centrare 2 vittorie consecutive. Per quanto riguarda il reparto, il pacchetto difensivo, forse si è sentita la mancanza di una colonna come Berat Gimsiti lì dietro, mister? No, non si è sentita. Abbiamo una difesa che adesso concede poco. È ovvio che Gimsiti è un giocatore importante, ci mancherebbe, ma è normale che qualche sofferenza c'è, perché è la prima volta che giocano insieme questi giocatori. Però devo dire che alla lunga noi abbiamo subito alcune occasioni, che lì è stato bravo Radunovic sui falli laterali battuti male i nostri, se no credo che nella partita avevamo meno pericoli.
Un'ultima domanda, mister, naturalmente non per tornare sul passato, ma le chiedo solo se si sente di dedicare questa vittoria anche ai tanti tifosi che quest'oggi, alla luce di tutto quello che è successo, non sono potuti essere al tombolato di Cittadella. Ah no, non ho un passato, perché io i tifosi saranno il presente, il futuro nostro, sempre. Sono sempre il dodicesimo uomo in campo e devo dire che queste partite sono dedicate anche a loro, alla loro sofferenza, alla loro di starci dietro, e noi dobbiamo dargli ancora di più le soddisfazioni, ancora di più, tante, tante. Quest'oggi però purtroppo a Cittadella, alla luce di quello che è successo purtroppo la settimana scorsa con il Verona, i tifosi della Campania, lo zoccolo duro diciamo del tifo biancoverde, al tombolato non c'erano. Si sente di dedicare a loro anche questa vittoria? Beh, ovvio, ai nostri tifosi, cavoli, scherzi, sono loro il nostro uomo in campo più importante, no? Perché non vi dimenticate che quando nei momenti brutti erano i primi a sostenerci, e io non dimentico questo, mi ricordo la partita con l'Ascoli, la prima mia, e nonostante tutto ci hanno applaudito che avevamo perso, è il minimo che noi possiamo fare, è il minimo.